Un fiume di ragazzi nel nome di Greta Thunberg, uno sciopero, il terzo, per il clima. Sono arrivati da tutta la provincia universitari e studenti degli istituti superiori che hanno aderito questa mattina a Salerno alla marcia Fridays for Future. A Salerno, come in altre 180 piazze d'Italia e 27 paesi in tutto il mondo, un corteo di migliaia di studenti in città è partito alle 10 da Piazza Portanova per arrivare a suon di cori, slogan e cartelloni fino all'arenile di Santa Teresa. A seguire la marcia contro le emissioni nocive, l'inquinamento globale, i roghi tossici, anche le istituzioni cittadine. In prima fila il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Salerno mi pare che, altro che non è assurda, vedete qua che cosa sta succedendo questa mattina? Comincia il corteo, inizia da Piazza della Concordia e già è arrivato nella piazza, nella Arenile di Santa Teresa, e la coda è ancora in Piazza della Concordia. Una partecipazione straordinaria che è del segno della maturità dei nostri giovanissimi e giovani, che stanno facendo una testimonianza di pace, di intelligenza e di civismo. Le istituzioni devono essere, come dire, sensibilizzate da tutto quello che state vedendo e fare degli atti misurabili e concreti. Verificheremo già da subito quali possono essere i rapporti da intrattenere con questi giovani e giovanissimi per aprire una consultazione, un contributo continuo e orientare e farsi orientare. Poco dopo, una delegazione di studenti si è recata proprio a Palazzo di Città per consegnare una richiesta di dichiarazione dell'emergenza climatica e ambientale proprio al primo cittadino. La voce di Erminia Maiorino della Casa del Popolo Coiba di Nocera Inferiore. Diciamo che questa è una giornata bellissima per questa città, perché finalmente l'abbiamo invasa di persone con degli slogan anche molto duri e rivendicativi, perché siamo qui in piazza per il terzo sciopero globale per il clima e per ribadire che diciamo, non soltanto le scelte che possiamo fare noi singolarmente per ridurre le emissioni in atmosfera sono importanti e dobbiamo farlo, ma quello che è importante è che noi stiamo lanciando qui un messaggio ai potenti della terra e stiamo dicendo che devono cambiare le loro politiche. Stiamo dicendo che questo sistema economico sfrutta, è un sistema predatorio che inquina, crea guerra, disuguaglianze, e quindi è questo che bisogna cambiare, e per farlo sicuramente loro non lo faranno da soli, si potrà fare soltanto se un forte movimento come quello che vediamo stamattina in piazza, che sta attraversando in realtà le città di tutto il mondo oggi, continuerà a crescere e a portare in piazza queste rivendicazioni.